bambini, ciao papà, ciao mamme e ciao nonni. Eccoci al terzo appuntamento con le nostre merende mitiche. Oggi un appuntamento speciale, soprattutto che dedico ai più piccoli e ai loro papà. Oggi per la festa del papà ho pensato che oltre alle storie che vi sto raccontando oggi, ad esempio, i grandi miti come il mito di ieri, quello che riguardava Teseo, l'eroe coraggioso che sconfigge e batte il Minotauro. Ho pensato che un eroe di oggi, un eroe di tutti noi bambini, ma anche più grandi, me per prima, è il nostro eroe speciale, sicuramente. Dedicare le tue che siano insieme a bambini questo bellissimo volume che si chiama proprio Che forza, papà! Iniziamo. Racconta praticamente ai bambini di un gruppo appunto il loro papà. Il mio papà si chiama fa il veterinario, lavora lontano e sa aggiustare un sacco di animali. Il mio papà è proprio in gamba. Il mio papà, quando andiamo al supermercato, mi mette a cavalcioni sulle spalle. Poi con le sue braccia fortissime trasporta borse, pacchi, scatole della spesa e spinge anche il carrello. Il nostro papà, quando andiamo al mare, ci prende in braccio, mentre con una mano sola trasporta l'ombrellone, gli asciugamani, la borsa dei giochi e quella per i picnic. E il mio papà è fortissimo! Il mio papà non ha paura di niente. Prima della nanna spaventa mostri e cattivoni, li fa scappare via e loro non tornano più. Il nostro papà non ha paura del buio. Quando andiamo in campeggio di notte, prende la pila e ci fa passare la fifa, giocando con le ombre. Il mio papà è molto coraggioso. Settimana il mio papà aiuta mamma nelle faccende domestiche, aspira la polvere e lava i piatti. Al mio papà piace dare una mano in casa. Il mio papà sa fare anche la lavatrice. All'inizio la biancheria usciva arcobaleno, ma ora è più bravo di mamma e stira montagne di panni più alte dell'Everest. Anche il mio secondo papà è molto bravo in casa. Nelle faccende domestiche. Io non l'ho conosciuto. Due papà? Ma come? Noi abbiamo solo un papà. Come mai tu ne hai addirittura due? Non ci crediamo, sei proprio un bugiardo. Uno? No. Due? Sì. Quando sono nato, la mia mamma era molto giovane e mentre ero nel suo pancione, il mio primo papà se n'era già andato via. Così la mia mamma ha deciso di regalarmi un papà nuovo. Io ero solo e anche il mio nuovo papà lo era. Ci siamo piaciuti e adesso siamo felici e ci vogliamo tanto bene. Sai, anch'io due papà e perfino due case, ma sono fortunata perché li conosco e li vedo tutti i giorni. Anche noi ci amiamo tanto. Oh! Ciao Mario! Papà è un papà single. È una parola inglese per dire che mi ha cresciuto tutto da solo. È un mito il mio papà. Oh! Così alla fine non esiste solo un papà. Ma allora, quanti papà ci possono essere? Chi racconta le storie prima di andare a letto? Papà! Chi vi fa volare sull'altalena, alto, alto fino al cielo?
Papà! Chi aggiusta un giocattolo quando si rompe? Papà! Chi vi mette un cerotto quando cadete e poi vi stringe forte forte? Papà! Ragazzi, la risposta è... Ah sì, Mario, abbiamo capito! Esistono tanti tipi di papà. Singoli o doppi non ha importanza. Invece la cosa importante è una sola e vale per tutti. Un papà ti vuole bene sempre, un mondo di bene. Ecco bambini, spero vi sia piaciuta questa lettura. È un libro molto carino e in onore appunto della festa del papà, so che molti di voi già hanno fatto i lavoretti preparati a scuola, vi propongo un altro giochino da fare velocemente insieme a me. Si tratta di una cartolina per dire al papà: ti voglio bene papà, tanto così. È molto semplice da fare, se volete lo realizziamo insieme. Eccolo qui. Partiamo a realizzare le nostre manine. Vedete? Le nostre manine le realizziamo semplicemente utilizzando un foglio A4 che può essere colorato ma anche bianco, potete colorare voi. Lo pieghiamo in due e poi iniziamo a fare che cosa? Semplicemente l'impronta della nostra mano. In questo modo. Sicuramente l'avete fatto già altre volte. Disegniamo l'impronta della nostra mano in questo modo. Voi sicuramente siete più bravi di me. Dopo aver fatto la sagoma della nostra mano, che in realtà è doppia perché abbiamo due fogli, prendiamo le forbici e iniziamo a ritagliare le nostre sagome, ok? Foglio su foglio. Il risultato saranno queste due mani, i due palmi delle mani, ok? Che abbiamo appunto ritagliato in questo modo. Le abbiamo e le useremo come base per il nostro lavoro. Dopodiché prendiamo un foglio, ci serve anche una striscia magari di un colore diverso come in questo caso, una striscia di carta un po' più stretta e lunga che poi andrà a formare la parte centrale, interna alla cartolina. Partiamo quindi con il fronte della mano, quindi appoggiamo i due palmi in questo modo e io inizio a scrivere quello che un po' voglio dire al mio papà. Appunto, ti voglio tanto bene, papà. All'interno andremo a mettere la nostra strisciolina che possiamo decorare come vogliamo, ad esempio scrivendo appunto tanto così. Ci possiamo fare dei cuori, delle decorazioni che vogliamo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra colla. Nella mano aperta in questo modo, ricordiamo, quindi questo è il fronte, apriamo le nostre mani e attacchiamo, ci mettiamo una prima striscia di colla dove andrà un capo di questo. E a questo punto non facciamo altro che piegare a fisarmonica in questo modo. Pieghiamo, vi fate aiutare magari i più piccolini dalla mamma o dal papà, anzi se è una sorpresa per il papà ci facciamo aiutare dalla mamma o da una sorella o un fratello più grande, lo pieghiamo in questo modo a zig zag in modo da ottenere appunto una fisarmonica, dopodiché questa parte andrà quindi ad essere attaccata sull'altro palmo. Mettiamo una striscia di colla in questo modo e la mano la andiamo ad appoggiare sull'altra, schiacciamo un po', vediamo se è venuto fuori il lavoretto,
E il lavoretto è questo qui. Ve lo faccio rivedere. Terminato, sicuramente voi siete più bravi di me. Quindi ti voglio bene, papà. Tanto così. Spero che oggi passiate tanto tempo insieme al vostro papà in particolare e ricordatevi, restiamo a casa, io resto a casa a raccontarvi ancora tante storie. Ancora auguri a tutti i papà in ascolto, ci vediamo domani e continueremo i nostri racconti mitologici con un altro grande eroe. E a domani sempre alle 16:30 con le nostre merende mitiche. Ciao bambini, ciao Anna Rita!